Percorrendo il litorale otrantino, è situata nei pressi della località di Porto Badisco la Grotta dei Cervi. È una grotta costiera definita dal National Geographic la Cappella Sistina della preistoria, per la presenza di numerose pitture risalenti al Neolitico che decorano le volte e le pareti. Il sito fu scoperto nel febbraio del 1970 dal gruppo speleologico salentino Pasquale De Laurentiis. La grotta si struttura in tre lunghi corridoi che si snodano per diversi metri sottoterra in cunicoli, ambienti e percorsi interni tra loro comunicanti. Al suo interno si conserva un importante manifesto artistico della civiltà neolitica, interamente realizzato con l'utilizzo di guano di pipistrello e ocra rossa. Sono state catalogate circa 3.000 figure stilizzate per un complesso ciclo iconografico preistorico risalente tra gli 8.000 e i 5.000 anni fa. A dare il nome alla grotta sono le numerose scene di caccia caratterizzate dalla presenza di cervi, diffusi anticamente nel territorio salentino. I soggetti rappresentati sono molteplici. Significative le circonferenze decorate, interpretabili come raffigurazione della tribù e dei loro capi riuniti intorno. Immagini dal contenuto simbolico e in alcuni casi magico, arricchite da decorazioni geometriche. Il pittogramma più celebre della grotta è lo sciamano, molto probabilmente la rappresentazione stilizzata di uno stregone o di un dio danzante. In antichità il sito doveva essere legato ai riti sacri e propiziatori, retaggio della cultura religiosa delle popolazioni neolitiche salentine. Ad oggi la Grotta dei Cervi non è visitabile dal grande pubblico, allo scopo di preservare il fragile ambiente e gli importanti monumenti preistorici lì custoditi.